L'anno scorso iniziamo con un open day regionale, siamo stati la prima ASL a realizzare un open day a livello regionale per il vaccino tradizionale. Oggi lo stiamo facendo appunto per i ragazzi. I ragazzi devono dare un segno di ripresa proprio. Loro sono il nostro futuro e noi dobbiamo salvaguardarli. Noi purtroppo non possiamo imporre il vaccino ai ragazzi, possiamo solo comunicare, interfacciarsi con i genitori e fargli capire l'importanza che oggi riveste il vaccino. Il vaccino oggi è l'unica arma, non è che lo sostengo io, lo sostengono il mondo scientifico. O lo ascoltiamo il mondo scientifico, altrimenti qui sarà la fine. Perché altrimenti, ecco, oggi abbiamo 234 casi in provincia di Teramo, ieri ne abbiamo avuti 200, la situazione comincia a diventare insostenibile dal punto di vista gestionale come contact tracing da parte degli operatori e soprattutto se queste persone avranno un riflesso nei ricoveri ospedalieri. Ecco, quindi l'insegnamento deve partire anche dai ragazzi. Fino a ieri ne abbiamo vaccinati circa 200, qui abbiamo un hub vaccinale qui al Mazzini, dopodiché utilizzeremo per i vaccini in determinato orario anche tutti i SIESP del territorio provinciale e inoltre per coloro, quei bambini più fragili, abbiamo un ambulatorio dedicato qui al reparto del Mazzini che gestisce direttamente il dottor Sisto, che è il nostro primario di pediatria appunto di tutta la ASL. Per me il vaccino e per il papà è un atto dovuto perché il bambino è cardiopatico. Quindi ci affidiamo completamente alla scienza anziché insomma alle conseguenze inattese e non conosciute del Covid. Purtroppo gli ospedali ne ho girati e questa è una bellissima accoglienza, soprattutto si respira l'aria natalizia e il bimbo, ecco, che se fino a ieri sera piangeva, oggi devo dire che è felice. È coraggioso. Sì.